Benvenuti a Casimiri Radio, lo spazio dedicato ai podcast dell'Istituto Casimiri di Gualdo Tadino. La rubrica Inside Out. Noi siamo Lucrezia e Josephine. Oggi abbiamo qui con noi lo psicologo della nostra scuola, Daniele Minelli, che ci aiuterà a capire meglio i disturbi adolescenziali di cui ci stiamo occupando. Benvenuto e grazie di essere qui con noi. Buonasera. Dato che nel podcast precedente abbiamo trattato dell'ansia, le volevamo chiedere cosa si intende di preciso con questo termine e in che modo si manifesta l'ansia. Ok, allora, l'ansia innanzitutto è una risposta innata e nasce quando nell'ambiente c'è qualche pericolo, qualche cosa in cui l'organismo lo percepisce come un'allerta e quindi una risposta fisiologica che serve per la salvaguardia della specie. La differenza fondamentale che c'è tra ansia e paura, allora, molto spesso nella paura c'è veramente l'oggetto reale, quindi abbiamo paura del leone, abbiamo paura di qualcosa, mentre l'ansia è caratterizzata da diversi elementi. C'è l'ansia, ha degli aspetti fisiologici, quindi che determina l'accelerazione del respiro, il battito cardiaco e tante altre cose, e aspetti emotivi, quindi a volte l'ansia porta anche a delle emozioni molto intense, ma soprattutto gli aspetti cognitivi, e questo è l'aspetto che differenzia con la paura. Molto spesso l'ansia viene percepita soltanto dal pensare che possa esserci qualcosa. Nella paura c'è il leone, nell'ansia solo il pensare che potrebbe esserci il leone provoca questi determinati tipi di reazione. Cosa genera l'ansia e quali sono le cause più frequenti? Allora, abbiamo detto che è una risposta naturale, quindi è bene che ci sia l'ansia. L'ansia lieve è fondamentale ed importante perché quando voi ad esempio avete un compito in classe, grazie all'ansia, grazie allo stare attenti, grazie alla vigilanza, permettete di avere delle prestazioni più alte rispetto che se andate là invece in una maniera più rilassata. Purtroppo quando l'ansia, come un po' un'onda, supera l'onda, quindi supera il picco massimo e non riuscite a farla riabbassare, allora può diventare l'ansia che può provocare dei disturbi, può provocare quindi dei problemi. E per far sì che quest'ansia non raggiunga il picco massimo ma riesca a decrescere, esistono tantissime tecniche. Allora, le tecniche che più conosciute sicuramente sono le tecniche di rilassamento. Tecniche di rilassamento, ad esempio, c'è la mindfulness, non so se la conoscete, che è una tecnica che permette di stare sul presente, perché è stato visto come purtroppo noi stiamo poco sul presente. L'ansia è generata dal nostro rimuginio e la nostra ruminazione, che significa che noi pensiamo in maniera disfunzionale su quello che potrebbe succedere o su quello che è successo. Questo lo facciamo tutto il giorno. Nel caso dell'ansia è soprattutto la paura del futuro quello che ci fa paura, quindi l'ansia viene definita come paura della paura. Tu non hai tanto paura del computer in classe nel momento in cui c'è, ma l'ansia viene anticipatoria perché pensi e se poi non ho studiato e se poi non so, tutto questo tipo di pensiero genera quindi, come ho detto, delle sensazioni sia fisiche che emotive che cognitive. Altra tecnica importante è il rilassamento, quindi la respirazione diaframmatica è una tecnica che serve, è scientificamente provato, che respirando in un determinato modo, quindi con il nostro diaframma, riusciamo in qualche modo ad abbassare le tensioni, ad abbassare quindi lo stato emotivo, a ritornare a ripristinare una situazione di calma. Lo sport sicuramente fa bene, quindi qualsiasi attività fisica permette di far abbassare l'ansia, l'uscire, le passeggiate. Un altro elemento importante è l'evitamento. Non fare evitamento. L'ansia molto spesso aumenta perché noi facciamo l'evitamento, cioè bisogna entrare in una stanza, però abbiamo ansia perché pensiamo di essere giudicati, quindi la prima cosa che pensiamo è non andarci. Nel momento in cui non ci andiamo sicuramente stiamo bene perché non ci siamo andati, però in realtà non è che abbiamo superato la paura, abbiamo fatto soltanto evitamento. E questo evitamento fa sì che fa aumentare ancora di più l'ansia e la generalizza. Molto spesso quindi l'ansia può nascere da una piccola cosa, ma se noi non ci esponiamo all'ansia facendo evitamento, generalizzandola, quindi magari non usciamo più, non facciamo più determinate cose. Sembra una contraddizione, ma l'unico modo per superare l'ansia
è stare con l'ansia. L'unico modo quindi è affrontarla, perché non affrontarla sto bene momentaneamente, ma poi, come ho detto, mi sento in colpa perché non ho fatto, perché non sono andata alla festa, perché, e quindi non riusciamo in qualche modo a superarla. Praticamente dobbiamo uscire dalla nostra zona di comfort, insomma, di cui siamo sempre abituati. Bisogna uscire dalla nostra zona di comfort. Tutti quanti noi abbiamo bisogno di stare nella nostra zona di comfort. Per quale motivo? Perché non tolleriamo l'incertezza. Queste due parole, ricordatele, perché sono importanti e fondamentali, fanno anche parte dell'ansia. Quindi uno ha l'ansia perché non tollera l'incertezza di quello che potrebbe succedere. E purtroppo, come specie umana, noi fin da piccoli siamo stati abituati ad avere delle risposte immediate, quindi non riusciamo a restare con il dubbio. Quindi, non tollerando l'incertezza, abbiamo bisogno di risposte. E quando appunto si genera l'ansia è perché in quel momento particolare della nostra vita l'incertezza diventa così forte che non riusciamo a non starci, anche se pensate bene, noi stiamo tutto il giorno con l'incertezza, perché in questo momento potrebbe esserci il terremoto, però non è che pensiamo che c'è il terremoto quindi stiamo qua a Gualdo Tadino, magari zona sismica, potrebbero prenderci sotto con la macchina, no, quindi abbiamo sempre lo 0,001 di probabilità che possa succedere qualcosa, non pensando, perché è giusto che sia così, continuiamo a vivere. Nel momento in cui arriva l'ansia invece uno si concentra esclusivamente su quella particolare situazione e vuole la certezza e vuole sapere come possa andare quando nessuno te lo dirà, no? Perché qual è l'unica certezza che abbiamo nella vita? Ce n'abbiamo una sola di certezza nella vita. Che moriamo prima o poi. Ok, esiste solo la morte. Quindi non... esatto. Perché io sfido chiunque a trovarmi un'altra certezza. Siete sicuri che parlerete sempre con i vostri genitori? No. Siete sicuri che riuscireste, prenderete la patente? No. Che non farete... Ok, quindi no? Cioè, anche se magari la percentuale di alcune cose è molto bassa, però l'unica certezza è quella della morte. E come ho detto, l'essere umano ha bisogno di certezze. E il momento in cui, su determinati momenti della nostra vita, arriva l'ansia, è perché non avendo una risposta andiamo in agitazione. Sicuramente non è che viene all'improvviso l'ansia. L'ansia arriva particolari momenti stressanti della nostra vita. Molto spesso viene ricercato un anno prima tutto quello che ci è successo, perché diciamo che tutti gli eventi che ci succedono come normalmente sono come quindi delle gocce che fanno riempire un secchio. Magari l'ultima goccia fa traboccarlo e diventa l'ansia. Tu magari associ è successo quel giorno che stavo in quel momento, ok, quella è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, che però in qualche modo era un vaso che era bello che pieno. Quindi tutte le tecniche che ho elencato prima servono per far sì che non raggiungiamo sempre il limite massimo. Passeggiare, stare con gli amici, la vita sociale, parlare, non fare evitamento, l'attività fisica, tecniche di meditazione, la mindfulness, sono tutte tecniche che in qualche modo ci aiutano quindi ad abbassare lo stato ansiogeno. Ma ascolta, adesso un attimo riprendete fiato. Basta. Allora, grazie mille, è stato molto interessante quello che ha detto e ho saputo anche altre cose che non ho mai sentito. Grazie mille per queste informazioni molto interessanti, è stato molto costruttivo. Vi diamo appuntamento al prossimo episodio nella rubrica di Inside Out. Grazie a voi, è stato un piacere.